Ciao, mi chiamo Matteo Piccolo e voglio raccontarti una storia che mi è successa una settimana fa. Sono le 7 del mattino, mi ritrovo su un autobus di ritorno dalla Turchia. Sto attraversando le trafficate strade della Cappadocia. Ho tra le mani il mio Kindle e inizio a leggere Capolavori di Mauro Berruto. Dopo diverse pagine, una frase mi colpisce particolarmente e ora voglio condividerla con te. Maradona, Michael Jordan, Steve Jobs, Roger Bannister, Muhammad Ali, Usain Bolt, Kobe Bryant e molti altri sono esistiti per creare e regalare meraviglia all'umanità, per tirare fuori il meglio dalle persone che li avrebbero visti, ascoltati, tifati. Da quando ho ricominciato a leggere, trovo un grande piacere a condividere con gli altri e le persone che mi sono accanto quello che i miei coach personali, così mi piace definire gli autori dei libri, hanno da insegnarmi, perché ritengo che la loro esperienza, le loro difficoltà, i loro problemi condivisi all'interno di un libro mi siano d'aiuto per superare le difficoltà imprenditoriali, personali e mi aiutino durante il mio percorso sia di crescita e sia lo sviluppo dei miei progetti personali, lo sviluppo per i miei clienti. Quindi mi piace stimolare, condividere con le altre persone i miei pensieri e quello che io riesco ad apprendere dai libri che leggo quotidianamente. Ritengo che ognuno di noi sia in grado di creare e regalare meraviglia alle altre persone. Noi non siamo persone con milioni di follower, quindi in grado di impattare sulle masse. Ma ritengo che se ognuno di noi riuscisse a compiere un'azione davvero importante verso due, tre persone, queste altre due, tre persone sarebbero portate a compiere un'azione davvero importante verso altre due, tre persone. Così, grazie all'effetto composto, si riuscirebbe a creare un circolo di azioni positive e in grado di creare e regalare meraviglia alle altre persone. Questi siamo noi e decidiamo di compiere due azioni verso altre due persone. Queste due persone decideranno di compiere altre due azioni verso altre due persone. Così per un effetto composto e così esponenzialmente ognuno di noi. Ho ritrovato questo aspetto anche in un film. Questo film si chiama Un sogno per domani, dove questo bambino chiama questa azione, passa il favore. Quindi con questo video vi voglio stimolare a compiere delle azioni positive per creare e regalare meraviglia alle altre persone. Vi chiedo se voi già lo fate di condividere con le altre persone quello che voi quotidianamente, mensilmente, settimanalmente desiderate portare a termine. Altrimenti, se non avete mai pensato a realizzare anche una piccola azione verso un'altra persona, vi chiedo di condividerla oppure di pensare a questa azione e condividerla con le altre persone che stanno guardando questo video, in modo tale da stimolare ognuno di noi a fare qualcosa per gli altri, così da vivere in un posto migliore. Inizio io inserendo all'interno dei commenti quello che cerco di portare a termine ogni giorno, anche attraverso questi video.